assai ben poca cosa. Se ne potevan dire, ma ce n'era noiosa. Variando di tono, si poteva put a caso dirmi in modo ansioso: amate a tal punto gli uccelli che vi preoccupate con amore paterno di procurare alle loro piccole zampette un sì degno perno? Curioso. A che serve questo affare, signore? Forse la scrivania o la porta gioielli? Aggressivo! Se avessi un coto al naso, immediatamente me lo farei tagliare. Disegnate molto bene. E anche... cioè, in modo giusto, perché comunque ci sgridate ed è utile sgridate. Ci fate notare gli errori in modo che noi possiamo crescere, ma senza farlo troppo rimanere, appesantirlo troppo su di noi. Allora, secondo me questa non è solo una scuola di recitazione, ma è anche una scuola di vita, perché comunque si impara anche a stare con gli altri, a parlare in modo corretto. E quando lavoriamo con gli altri è anche divertentissimo, perché si fanno cose a coppie e in gruppo, e quindi è come fare un lavoro insieme, cioè non so come spiegarlo. Questa scuola secondo me è molto bella perché insegnate molto bene e si imparano tante cose molto utili, e anche a me piace molto la cosa di lavorare insieme, perché è divertente e molto bello e anche costruttivo. E poi è molto divertente fare le cose con gli altri, perché ci si diverte, ride, si scherza, si fanno nuove amicizie e basta. Appunto, ci spronate sempre a fare di meglio senza però abbatterci, quindi cioè, sono critiche costruttive per cercare di farci lavorare in modo migliore e senza farci tipo arrabbiare su quello che sbagliamo, perché comunque un errore che si fa sul palco resta sul palco e si può correggere. È a tutti gli effetti la mia seconda casa. Cioè, qua sto benissimo, sul serio, poi si crea una sorta di famiglia insieme a tutti i compagni, e in più se la gente viene qua perché è quello che gli piace fare, non può che divertirsi, questo sicuro.